Questo è un chip a DNA. Sai perché è importante questo affare? Perché permette di analizzare migliaia di geni contemporaneamente in un solo esperimento. E che cosa me ne frega, penserai tu? Beh, considera questo. Questa tecnica, che si chiama microarray a DNA, che usa appunto questi chip a DNA, potrebbe permettere non solo una diagnosi migliore, ad esempio in un bambino affetto da una certa forma di leucemia, ma anche una prognosi personalizzata, perché permetterebbe di sapere quali farmaci e terapie utilizzare per ridurre gli effetti collaterali, dato lo specifico pattern di espressione genica di quel bambino o individuo. Eh sì, perché con questa tecnica si possono confrontare davvero migliaia di geni, addirittura l'intero genoma, ad esempio, di un individuo sano con quello di uno malato. E infatti è molto utilizzato proprio per capire quali geni siano coinvolti in una certa malattia, ma non solo per questo, per studiare i processi biologici in generale, ad esempio anche nella nutrigenomica, cioè tu puoi capire quali alimenti sono più adatti a un certo individuo rispetto a un altro sulla base di polimorfismi presenti nel suo DNA. Oppure in microbiologia permette di ricercare specifici geni virali o batterici, eccetera. Ma tu ovviamente non ti accontenti di questo, tu vuoi sapere come funziona, quindi permettimi di placare la tua sete di sapere. Dunque, la tecnica si basa sull'ibridazione. Conosciamo tutti la struttura doppia elica del DNA, no? Perché i due filamenti stanno insieme? Perché sono complementari, è un discorso di sequenze, cioè certe sequenze sono complementari tra loro. Ora, immagina che abbia tre filamenti singoli di cui conosco la sequenza attaccati ad un supporto. Se ci butto sopra un altro filamento di cui non conosco la sequenza, ma che per caso si lega a uno di questi, in gergo si ibrida, posso risalire alla sua sequenza? Eh sì, perché sarà complementare a quella del filamento a cui si è legato, che conosco. Ora, immagina che questo supporto sia in realtà una superficie solida fatta di vetro, plastica o silicio, che è appunto un array, cioè una matrice, che può ospitare non tre ma migliaia di filamenti, ognuno nella sua specifica posizione. E magari in ogni posizione non c'è solo un filamento, ma tante copie identiche dello stesso filamento. Ecco, queste si chiamano sonde, quindi su un singolo array ci sono tante sonde, ognuna nella sua precisa posizione. Ora, come avrai intuito, non è che in queste sonde si mettono sequenze a caso, ma si mettono quelle che si vogliono ricercare, quindi ad esempio quelle dei geni di un individuo. A questo punto cosa si fa? Si prepara il campione da analizzare, ad esempio il tessuto di un individuo malato, dalle cellule del quale si estrae l'RNA. Sai perché l'RNA? Perché di tutti i geni del DNA, solo quelli che vengono espressi diventano RNA. Quindi a noi ci interessa sapere quali sono espressi. Viene preso l'RNA, l'mRNA. C'è un problema però, noi vogliamo che questo si ibridi alle sonde, però l'RNA non si lega al DNA, quindi dobbiamo prima convertirlo in DNA. C'è un enzima che ci permette di fare questo, che si chiama trascrittasi inversa. Spesso e volentieri il nome degli enzimi descrive la sua stessa funzione. Trascrittasi inversa cosa farà mai? L'inverso della trascrizione, cioè normalmente il DNA viene trascritto in RNA, ecco, questa fa il contrario. Il DNA ottenuto in questo modo si chiama DNA complementare ed è questo che andremo a mettere a contatto con il microarray. C'è un altro problema però, il DNA è una molecola microscopica, non lo vediamo, non è che lo vedi a occhio nudo, quindi anche se un po' di questo cDNA si lega a qualche sonda, non è che lo si vede a occhio nudo. Allora prima si fa una cosa che si chiama marcatura, cioè questo cDNA viene marcato con molecole fluorescenti e queste sì, possiamo rilevarle. Tra l'altro, utilizzando due marcatori diversi, possiamo analizzare contemporaneamente i due trascrittomi che stiamo confrontando, ad esempio quello del malato e quello del sano. Quindi dopo la marcatura viene messo questo cDNA marcato a contatto con il nostro microarray e se c'è complementarietà da qualche parte si legherà alle sonde, avverrà l'ibridazione. A questo punto ci sarà un marasma di molecole un po' legate, un po' non legate e quindi viene fatto un lavaggio, viene lavato il chip in modo che tutte le molecole non legate vengano allontanate e rimangano solo quelle effettivamente legate alle sonde. Adesso si può leggere l'array e anche qui non viene fatto a occhio nudo, serve uno scanner che rilevi queste fluorescenze e questo scanner è collegato a un computer con un software che elabora tutti i dati e ci dà i risultati.
cioè dove lo scanner rileva le fluorescenze, vuol dire che lì è avvenuta l'ibridazione, e conoscendo la posizione di quelle sonde possiamo risalire a che gene è stato espresso. Ma attenzione, la fluorescenza non ci dice solo se quel tal gene è stato espresso o no, ma anche quanto è stato espresso, perché se l'intensità della fluorescenza è elevata, vuol dire che sono state espresse tante molecole che sono andate a ibridare a quella sonda. Quindi ad esempio nelle cellule del malato possiamo sapere non solo che quei geni sono stati espressi, ma anche quanto sono stati espressi. Quindi è un'analisi oltre che qualitativa anche quantitativa. Quindi capisci perché è importante? Prima di questa tecnica, che è relativamente recente, si poteva studiare solo l'attività di un gene alla volta fondamentalmente. Però il contesto vivente, anche solo una cellula, in realtà è un'orchestra di espressione simultanea di tanti geni, quindi è bene studiarli nel loro complesso. E il microarray permette di farlo. Per finire ti dico giusto due parole su come vengono fatti questi array. Ci sono principalmente due tecniche: o vengono prima legati degli oligonucleotidi, che sono degli starter, al supporto fisso, poi questi vengono allungati per formare le sonde, oppure vengono attaccate le sonde già formate direttamente al supporto, e questa procedura è fatta da un robot, perché deve essere molto preciso nel metterle nelle posizioni giuste. Io spero di non averti annoiato, che tu abbia trovato magari utile o interessante il contenuto, e ci vediamo al prossimo.